Ciao fragolini e ciao fragoline. Allora, nuovo mega shopping, come vedete dal pacco che sta scoppiando, che è questo, è il gatto che entra dentro. Ho fatto un mega shopping su Shein che adesso vi faccio vedere. Allora, dato che queste cose le ho prese anche un po' per Halloween, questo video inizierà da ottobre. Così almeno facciamo iniziare questi vlog win per Halloween. Per cui shopping Halloween è un po' misto. Però comunque, dato che c'entra Halloween, ho preso un bel po' di cose di Halloween e vi faccio vedere in questo video. Per cui lo vedete un po' in ritardo, perché lo registro adesso a settembre, ma voi lo vedete a ottobre. Allora, iniziamo da questo pacchettino piccolino e vi faccio vedere cosa c'è dentro. Allora, dentro c'è questo che è un tiragraffi che sinceramente lo volevo usare per il letto, per coprire il letto che lo stanno picchiando, ma io pensavo che le misure erano grandi e invece è un pezzettino e in teoria serve appunto per far sì che anche se ci fanno le unghie i gatti dovrebbe funzionare. Non lo so se funziona, le misure mi sembra che magari il mio gatto ha 30%, per quello che così diciamo non è lungo lungo, ma è molto troppo corto, però vabbè, lo userò per il divano, per qualcosa. E questo è il primo. Poi ho preso questi, che sono tanti. Sono per me, allora, non sono per me, li ho presi per mio fratello che è al ristorante. E sono quelli che tu metti sopra, in poche parole, che parole questo, metti sopra il bigliettino del menu del ristorante, perché mio fratello ha il menu, quello a carta, piccolino, fogliettino, e allora gli servivano questo, non ce l'aveva, allora gliel'ho preso. Gliel'ho presi così a cuoricino, che ce ne sono tanti, per mettere sul tavolo, che sono anche carini. E io ho preso questi, anzi, costavano anche meno. Oh, mamma mia, sti gatti. Comunque questi, che così almeno glielo do. Adesso lo chiudo bene perché sennò ciao. Questi qua per lui. E poi ho preso questo che appena ho tempo li metto. Sono degli ombrellini, poche parole, che si attaccano al muro. E con i ganci, con questi ganci qua, forma di ombrellino. Puoi attaccare le chiavi. Sono carine. E allora ho detto quasi quasi le prendo per decorazioni e secondo me sono anche belli. A confronto di quello che ho adesso fanno un po' schifo. E dato che mi piaceva per la decorazione, lo volevo prendere. Comunque poi ve lo farò vedere in un vlog. Poi, sacco grande. Iniziamo da questa. Questa è una rete che allora, in teoria spero che va bene per il, come si dice? Magari sì. Spero che va bene per tutto il mio balcone, perché il mio balcone è grande. E dato che volevo far uscire i gatti in balcone, senza che ovviamente, perché io ho paura che scappano, allora ho comprato questa rete qua per i gatti. Questo è di 3 metri, non so se il mio. Che l'ho aperto, no, forse qua è chiuso. Vabbè, comunque non l'apro. E per i miei gatti, per la rete, vediamo se funziona. Se va bene che non è corta, allora la metto. Se no, la metterò per la finestra, così non possono uscire e poi lasciare aperte le finestre. Per cui non lo so. Adesso vedremo come metterla. Poi ho preso questa, che è troppo bella. Appena l'ho vista ho detto,
ho detto la voglio. E comunque è praticamente una spugna a forma di SpongeBob. Questa è troppo bella, io non la voglio consumare, la tengo lì. E poi c'è questo che, in poche parole, lo metti su così, è da montare. Sì. Comunque qua c'è, va così, dentro ci metti la spugna e resta così come decorazione. Sì, però dato che era carina, allora ho detto la prendo e la posso usare anche con la buona mia spugna. E alla fine chi se ne frega, l'ho comprato, tanto costava anche poco. Poi chiudo perché sennò i gatti me li mangiano, me li rompo. Sempre a mio fratello gli ho preso questi, che sono i legni, sempre per il ristorante, perché poi adesso in teoria si dovrebbe allargare. E appunto sono fatti così, con dentro. Questi sono a legno però, fatti così. E sopra, dato che c'è il, questo è un bigliettino, però per farvi capire, si attacca qua il bigliettino e resta così. Con scritto il numero del tavolo, oppure, ah, questi sono i bigliettini da staccare. Comunque, o il numero del tavolo, oppure il menu, che lui ha il menu del fogliettino, lo attacca qua. E dato che sono carine, io l'ho voluto prendere anche per decorazione. Magari se il mio gatto la smette di mangiare tutto. E niente, queste qua sono quelle che ho preso. Che budino adesso mi rompe tutte le cose. Ah, vabbè. Comunque questo qua lo metto dentro perché si sa mai, se mi rompe. Facciamo così. Poi iniziamo da questo, che è per Halloween. Questa dovrebbe essere una tovaglia 140x220, che dovrebbe essere grande. Allora ho preso una tovaglia per Halloween che mi piaceva, e allora ho detto almeno sono in tema. Che bella! Solo che giustamente per vederla come si deve dovete poi vedere il vlog quando farò di Halloween. Che questa è la tovaglia, che carina, cioè praticamente è leggera, non è male, ovviamente sì. No, dovrebbe andare per il tavolo. Comunque questa qua che andrà lavata ovviamente, e questa è una. Poi pesco a caso perché sinceramente non ce l'ho voglia di stare a cercare. Questo dovrebbe essere un runner, che per metterlo sul tavolo, questo qua. L'unica cosa è che il tessuto non è che sia delle migliori, c'è scritto cotone, puzza un casino. Sì, appunto. Comunque questo è runner, fatto così. L'ho preso bianco, che non mi ricordo se potevi scegliere i colori, però comunque questo, fatto così, l'ho preso bianco. E si mette sopra il tavolo. Adesso funzionano questi, che sono carini come decorazione, li metti sul tavolo e poi ci metti sopra le candele, eccetera. Comunque vabbè, tanto adesso poi lo dovrò lavare. E ho preso quello. Poi questa dovrebbe essere un'altra tovaglia, sempre la stessa misura, però diversa. Ho voluto cambiare modello. Cioè, questa è nera, arancione nera, con fantasmi, buche e scheletri. Ho scritto Halloween. Ed è fatta così. Che bella!
Sì, è un troppo, però secondo me anche se si macchia non fa niente perché va via, per cui non è a cotone, però secondo me è ottima anche quando la lavi, per cui ho preso anche questa qua per Halloween. Poi, sempre per Halloween, ho preso questo che è Runner. Questo qua è sempre Runner, come quello, però questo è molto più, come si dice, pesante. Forma, con scritto Halloween, Happy Halloween, un castello, le ragnatele, e questo si va a mettere sul tavolo. L'ho visto, mi piaceva, ho detto almeno così come decorazione sono in tema Halloween in tutta la casa. Sì, sono stata io a spostare il cavalletto. E comunque questo, molto bello anche questo. Poi, allora, iniziamo da questo. Sì, devo sceglierlo. Questo invece dovrebbe essere un lenzuolo. Cioè, non so se c'è il kit. Mo' adesso perché non si apre. Bene, è difettata l'apertura. Ecco, adesso qua lo strappiamo perché giustamente è rotto. Comunque, questo, allora, questo dovrebbe essere 2,20 x 2,40, per cui ho preso la misura grande grande, spero che va bene, in teoria sì, anzi dovrebbe essere più grande. Non so se c'è sul lenzuolo, no, ci sono anche i cuscini. Allora, l'ho preso così, appena ho visto ho detto che bello, lo voglio prendere. E l'ho preso questo, forma di gatto. Questi sono i cuscini, a forma di gatto così. Cioè, troppo bello. E dato che lo volevo così, comunque vado veloce, anche se non è che ci abbiamo tante cose. E poi il lenzuolo da mettere sopra. Oh, questo è un copripiumino, però è grande, adesso sarà difficile farvelo vedere, però comunque è a forma di gatto. Non si vede, ma è uguale ai cuscini, in poche parole. E comunque ve lo farò vedere appunto in un vlog che non sia Halloween e vi farò vedere come sta sul letto. Perché ormai la qualità mi piace, perché di solito compro solo su Shein le lenzuola. Mi piace, allora le ho comprate le cose. Poi questo. L'ho visto, ho detto chissà quanto è bello, è per il bagno, per cui adesso vediamo. Sto facendo un casino, la Madonna. Comunque, questo per il bagno, ho preso questo di Stitch che va messo sotto il water, in poche parole, dovrebbe starci, però è carino. Fatto così è carino da vederlo. Poi il tappeto fatto così da Stitch, non però questo che è molto bello, uguale. C'è il kit, era il kit completo, 3 o 4, no 4, tutto completo. Ah, è questo per coprire il water, che figo. Che metti sopra, almeno così non mi si sporca il water. Figo, però devo vedere se va bene. In teoria dovrebbe andare bene. Comunque, questo per il water. Water, cesso e poi c'è la tendina. Che sinceramente, allora, la tendina è uguale a quello. Per cui non so. Però secondo me la tendina, non so se la misura è uguale. Ho preso la tendina da montare, che ovviamente dovrò ancora capire se
e metterla su. Comunque è uguale. Non so se è piccola. Non lo so. Però sì, si vede un po', ma sembra, no, dovrebbe essere giusta, dovrebbe, non lo so, dovrò vedere, però comunque metterla adesso un po' troppo sticce, tutta la, tutto il bagno mi viene, cioè un po' troppo blu il bagno. Comunque questo, che era carino, lo volevo prendere. Poi andiamo avanti con questo. Oggi è tema Stitch. Da quando l'ho visti volevo prendere anche il pupazzo, però ho detto lascia perdere. Comunque anche questo è del suolo. E ormai sono talmente, mi piacciono le cose della Disney che vado pazza e vorrei comprarle tutti. Questo, anche questo dovrebbe essere lenzuolo con i cuscini. Questo è bello pesante. Ok, vediamo i cuscini come sono. Che carino! Allora, dietro è azzurro e qua c'è Stitch con la scritta Stitch. Fatto così. Fatto così. Che bello! E la, sì, la coperta, il lenzuolo, cioè il lenzuolo copri piumone con la cerniera, perché c'è la cerniera qua, la cerniera, anche questo vuole cuscino, anche questo qua è uguale ai cuscini, è sempre difficile farlo vedere comunque, fatto così. E lo so, ci vogliono le foto, solo che tanto queste poi le devo lavare, per cui li ho aperti, ho detto, non si sa mai. Poi, per i gatti ho preso questo, che è quello che si attacca alla porta, e con questo in poche parole loro lo tirano. Lo so, io l'ho visto, sembrava bello. Costava pochissimo, ho detto oh, proviamo, massimo mi tirano giù la porta, me la spaccheranno. Comunque se lo vedono, dato che suona, è meglio non farlo suonare, perché sennò. Comunque quello è un regalino per i gattini, anzi i gatti, i miei gatti. Per Halloween c'è ancora questo, alla fine è più Halloween e qualcosa appunto della Disney. Questo non mi ricordo che cos'era, forse anche questo, però da sentire non mi piace tanto. Sì, questo è fatto un po' maluccio perché è tipo una stoffa, però comunque anche questo è decorazione per il tavolo, fatto così leggero, con fantasma e zucca e gatto. È fatto male perché alla fine, cioè come vedete, non è, boh, almeno per me sembra fatto male, però è carino il disegno, secondo me. Invece questo sono gli ultimi due, così finisco. Questo, anche questo, è sempre runner, però è diverso perché ho preso anche questo qua nero. Ah, ma questo è piccolino. Non ho visto che questo era piccolo. Vabbè, lo uso per il tavolino. Carino anche per il tavolino. Sempre runner. Scritta Halloween, Happy Halloween. E nero e arancione. Molto bello. Lo stesso. Tanto lo userò lo stesso. E appunto lo metterò. Chi se ne frega. Però lo metterò sotto il tavolo. Bello. Allora, poi ho preso questo che l'hanno impacchettato così sotto il vuoto. Adesso vediamo se riesco a aprire senza usare la forbice. Sarà un po' un'impresa. Porti, l'ho aperto con i denti. Allora, dovrebbe essere un cuscino bello, morbidino, forma di Stitch. Che
questo alla cerniera e dentro dovrebbe esserci la coperta. Adesso non so come. Oh no, ah no, è una. Ah, si apre tutto. Non lo sapevo. Cioè, si apre tutto che sembra un cuscino, diventa cuscino, ma anche una coperta. Cioè, questa è la coperta, bella morbida. Ed è fatta così. Carino, è morbidissimo, però non sapevo che diventava anche da cuscino. Il problema è metterlo come cuscino. Come cavolo lo fa? Ma comunque, probabile che lo userò come coperta perché è morbidissimo, morbido. E vabbè, comunque questa qui di Stitch, bella morbidosa, che sarà difficile ovviamente mettere come cuscino, però in teoria il cuscino è quello che vi ho fatto vedere prima, che si apre con le cerniere, perché ci sono quelle cerniere. Non è male, bello anche questo. E niente, video che è un po' durato troppo, io devo correre e muovermi perché devo anche fare un altro video. E niente, questi sono stati gli acquisti per Halloween e gli acquisti per la casa. Un po' di tutto, perché alla fine ho detto prendo le cose per Halloween che servono e non le solite candele, eccetera, perché poi dopo un po', tanto a parte che qua anche da noi, qua nei negozi ci sono quelle cose, per cui è inutile che le prendevo su Shein. Anche se, anche perché adesso non è che c'era tante cose di Halloween, li stavano mettendo. Allora ho detto, mi serve la tovaglia, mi servono le cose come decorazione, qualcosa di decorazione che non sia usa e getta, secondo me è carino. E per cui ho preso quelle. Per cui questo video comunque lo vedete prima di Halloween, ma verso le settimane di ottobre di Halloween. Detto questo, c'è anche il mio libretto qui sul tavolino. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più se voi acquistate su Shein. Io chiudo qui, se no non so quanta giga ho di cellulare. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!